parlare di teatro a Foggia, perché mi è venuta questa idea? Per 20 anni sono stato un tecnocrate del teatro. Chi è il tecnocrate? Chiaramente non è né un regista né uno scenografo, né tantomeno un attore, un tecnico di scena. È praticamente un organizzatore teatrale, che sembra una figura quasi inutile, perché siamo abituati a vedere le zanzare sul palco. Ma se uno spettacolo funziona perfettamente, è grazie agli organizzatori. Se c'è una grossa organizzazione, funziona tutto. E siccome per tanti anni ho lavorato presso la sede dell'Ispettorato Sud a Foggia e non c'è niente a Foggia che parli di quel periodo, a mio avviso, il periodo più importante del teatro in questa città, dell'azione teatrale. L'amicizia con Giovanni, gliela faccio dire a lui, da quanti anni? Facevamo il calcolo un'ora fa. Giovanni... Niente, questa è un'amicizia che è andata sui banchi di scuola, per cui a fare un conteggio mestamente ci siamo accorti che sono 51 anni. 56! 56 anni, perché vedi come ce ne siamo proprio andati, ma chi guzza più fa. Io l'ho sempre seguito a Ciro e devo dire la verità che per quello che era, perché io lo conosco che nasce musicista, era... Runippi ai tempi dei tempi degli anni 60, poi all'improvviso me lo sono ritrovato in quel di Martina Franca al Teatro Verdi. Esatto. Una sera io ero lì perché insegnavo da quelle parti e me lo incontro lì. Che fai qua? Come? Non so che faccio io. Io sono il responsabile dell'ETI. E che sei? Ente teatrale italiano. Porca miseria, si è diventato un pezzo grosso. No, grosso no, però comunque ho preso la responsabilità di questa cosa del teatro e di là poi io mi sono accorto che Ciro Ramai aveva preso il volo, ma era un volo di amore e passione per quello che è il teatro ed è stata sempre una grossa pena il fatto del teatro Giordano, che non aveva mai avuto considerazione così come avrebbe dovuto averla. E l'ho seguito e ho visto che se pigli un sacco di dolore, non ci si può stufare del Giordano. Allora stasera ne parleremo un po' con gli amici e vorrà mettere in chiaro determinate cose che forse la gente certamente non sa.